Eccoci ancora sulle fonti TV con il fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che sarà con me per questa parte di trasmissione. Ciao Giancarlo. Ciao Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E insomma, ci ritroviamo per parlare oggi di alcuni temi che insomma entro la fine dell'anno dovrebbero essere sistemati, uso il condizionale perché capiremo insieme se così sarà. E mi riferisco alla manovra, in realtà si è un po' sbloccata la situazione rispetto alle scorse ore, c'è l'accordo su alcune questioni, su altre ancora meno, ma insomma è iniziato il voto in commissione al Senato, poi dovrà arrivare alla Camera, ma adesso poi ripercorreremo gli step. C'è la riforma fiscale al centro dell'attenzione, su cui invece ci sono molti punti interrogativi, cioè ci sono delle questioni che proprio non si comprendono, invece è bene capirle. Poi c'è il tema delle pensioni, guarda caso sempre queste pensioni in Italia, non riusciamo mai a venirne a capo. C'è stato un incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati per cercare di trovare una soluzione. E poi, e partirei proprio da qui, caro Giancarlo, perché voglio sapere cosa ne pensi, c'è il tema, perché anche su questo il governo è al lavoro, dei rincari delle bollette. Non mi riferisco ai rincari, agli aumenti che già abbiamo visto nelle nostre bollette, ma a quelli che ci attendono con l'inizio del nuovo anno. Quindi se pensiamo di anno nuovo, vita nuova, invece in realtà ancora una volta dobbiamo rimanere delusi, perché almeno sul fronte dei rincari e sulle bollette sarà un anno vecchio. Allora, rincari peraltro una stangata che a gennaio potrebbe superare il 60%, luce e gas. Non possiamo vivere certo con delle candele, che peraltro costano anche quelle perché tutto è aumentato a causa dell'inflazione. Insomma, a parte la battuta, un tuo commento e come pensi che davvero si potrà fare per evitare che insomma i nostri portafogli davvero non abbiano più nulla all'interno? Allora, quello delle bollette è un problema veramente serio, perché questi aumenti sono aumenti che noi in passato non avevamo mai visto, di questa entità. Qua stanno aumenta il gas appunto e l'elettricità in percentuali veramente preoccupanti. Allora, sappiamo che il governo avrebbe intenzione di stanziare una certa cifra per venire incontro alle persone, soprattutto le persone meno abbienti. Ma io però chiedo questo e non so se è un'iniziativa già presa in considerazione oppure. Allora, noi sappiamo che le nostre bollette sono formate dalla quota energia, cioè da quanto ci costano appunto, ci costa il petrolio e insomma l'energia elettrica e il gas metano e così via, ma gran parte di queste bollette invece sono date da altre voci che non sono appunto il consumo dell'energia. Di conseguenza io non so, così proporrei che tutte le altre voci, a partire dall'IVA per esempio, non fossero ritoccate, cioè se il petrolio aumenta, la quota energia aumenta del 50%, è chiaramente l'IVA aumenta di conseguenza. Invece io direi sterilizziamo l'IVA come se non ci fosse stato un aumento del costo del gas o dell'elettricità, e almeno in questa maniera andiamo un po' incontro alle persone senza che queste debbano chiedere dei rimborsi, perché poi dopo io alla fine ritengo proprio che purtroppo anche se dovessero esserci degli aiuti da parte del governo sarà tutto molto farraginoso, e questo è un'altra delle cose che frenano e che poi lasciano insomma grandi dubbi nelle persone, cioè sarò uno di quelli che potrà beneficiare, insomma tutta una serie di cose burocratiche che sapete io odio particolarmente, no? Quindi al mio parere il governo potrebbe intervenire in quel senso, cioè aumenta sì, ma solo la quota energia, quindi la nostra bolletta non aumenta del 50%, ma aumenta del 15, del 20%, certo, non una cosa, però insomma, visto quanto è aumentato il gas e l'energia elettrica, sarebbe qualche cosa di, diciamo, accettabile. Ecco, chiaro. Ecco, diciamo anche che appunto il governo è al lavoro, l'hai detto anche tu, però poi gli effetti si vedranno tra un po', Giancarlo, no?
Anche quella è una questione, cioè se io devo chiedere un rimborso, nel frattempo devo prima È pagare e quello che ho detto io questo. prima, certo, non è che possiamo aspettare a Sì. pagare. Ci dicessero, guardate, attendete tutti a pagare e poi pagate quando troviamo una soluzione, in realtà no, quindi di conseguenza chi non ha la possibilità di pagare oggi, cosa fa? Punto interrogativo, è una bella questione. Anche perché poi appunto non è l'unico rincaro che abbiamo in questo momento, insomma, Giancarlo ne parliamo sempre, no? Non a caso, come dire, la preoccupazione maggiore è proprio quella legata al rialzo dei prezzi e all'inflazione. Va bene, staremo a vedere, insomma, diciamo che passare, come dire, essere nel periodo natalizio e sapere già che l'anno nuovo inizierà così, con tutto ciò che abbiamo già speso, non è propriamente un bel regalo da trovare sotto l'albero. Ma insomma, che regali, secondo te, ecco, facciamo così, dopo andiamo sugli altri argomenti. Abbiamo un regalo che possiamo dire bello da mettere sotto l'albero quest'anno, che ci fa un po' rincuorare? Dimmi di sì. Sarebbe quello di, ovviamente, come tutti riteniamo che finiscano tutte le restrizioni, che si Eh no, però il ritorni. problema è che stanno ricominciando, quindi non è un regalo. Questo è il tuo, cioè, questo è il tuo e il desiderio di tutti, ovviamente. No, no, io stavo proprio dicendo, quindi non ce l'abbiamo un regalo bello da mettere sotto l'albero da un punto di vista di notizie, di economia, no? No, mi pare di no. Che abbiamo da mettere sotto l'albero alla fine di quest'anno? Ma io spero una buona, attenzione, riforma delle pensioni. Oh, così almeno. Sarebbe una buona cosa, una buona riforma delle pensioni, attenzione, non solo una riforma, perché di riforme ne abbiamo avute, ma buone poche, quindi. Ma infatti io prima cosa ho detto, siamo sempre lì in Italia, ogni tot ritorna a questo tema delle pensioni, continuiamo a cambiare ciò che è stato fatto prima, probabilmente perché non era accettabile o soddisfacente, non lo so se poi rientra anche in buona percentuale il giochetto della politica, cioè quando arriva al governo un nuovo partito, una nuova coalizione, smonta quello che è stato fatto precedentemente, il problema è che poi siamo noi, cioè a non capirne più niente. Allora, partiamo da qui a questo punto, perché c'è stato l'incontro tra Draghi e i sindacati proprio sulla pensione e Draghi si è detto disponibile, insomma, a valutare quello che si può fare per superare la riforma Fornero. Allora, Manuela, certamente stupirò te, ma forse ancora di più gli ascoltatori, dicendo che per la prima volta sono più vicino alle idee di Draghi che non a quelle, per esempio, dei sindacati o di alcuni partiti, insomma, che sorreggono questa maggioranza. Perché sono più vicino? Allora, l'idea di Draghi è praticamente una. Questa è una notizia del giorno, dovrei far scrivere breaking news in sovrimpressione. Vabbè, però adesso sentiamo perché. Ah, ma attenzione, io è vero che sono molto critico con Draghi, ma cerco sempre di giustificare le mie critiche così come, quindi se sono d'accordo, cerco di giustificare perché mi trovo d'accordo con il primo ministro. Allora, mi trovo d'accordo in questo senso. Allora, secondo me, è che tra i tanti errori che sono stati fatti in carattere economico in Italia, proprio dal dopoguerra in poi, cioè prendendo in esame, diciamo, l'Italia repubblicana, secondo me i maggiori errori in campo economico sono stati fatti sulle pensioni. Lì, a partire dalle celeberrime più. Le celeberrime mini pensioni che sono state date a persone che sono andate in pensione addirittura a 33 anni, insomma, le famose pensioni che si raggiungevano dopo 16 anni, 6 mesi, 13 anni, no, 16 anni, 6 mesi e un giorno di A lavoro, no? 33 Quindi, anni ormai non si inizia neanche a lavorare al giorno esatto. d'oggi. Soprattutto io ricordo, ma non solo loro, ma le infermiere che normalmente iniziavano a lavorare a 16 anni, aggiungi 16 anni, 6 mesi e un giorno, arrivavano a 33 anni e potevano andare in pensione. Certo, non con una pensione da favola, ma era senz'altro un regalo, perché in 16 anni quante
quanti contributi possono aver versato, ben Beh, pochi. certo. Quindi erano regali più che pensioni, no? Quello, vabbè, è l'emblema degli errori che sono stati fatti. Poi da lì in poi si è cercato, man mano, dalla riforma Dini in avanti, di cercare di così andare a correggere la cosa. Ovviamente ogni volta il tema delle pensioni era un tema molto caldo anche a livello elettorale, e di conseguenza i partiti si sono dimostrati molto prudenti. Però, insomma, poco alla volta, negli anni, si è arrivati a quello che secondo me, tranne casi eccezionali, deve essere la norma, cioè che uno va in pensione quando vuole, dopo, e avrà come pensione quello che avrà versato come contributi. Quindi ci sono le tabelle attuariali, voglio dire, una persona ha tot anni, la speranza di vita è quella, ha fatto certi versamenti, ne deriva una pensione. Quindi se una persona vuole andare in pensione, anche dopo aver lavorato non molti anni, perché si accontenta di una pensione, diciamo, abbastanza così limitata, insomma, dice: io ho la mia casa, ormai non ho grandi spese, posso anche vivere con 700-800 euro di pensione, nonostante il mio stipendio sia di 2000 euro, ma non mi importa, anche se la mia pensione è così, preferisco andare in pensione, bisognerebbe dargli l'opportunità di andare in pensione. Quindi una quota tutti come adesso la chiamano giornalisticamente, cioè la possibilità di andare in pensione indipendentemente dagli anni di anzianità, ma esclusivamente per quanto riguarda quanto è stato versato nelle casse dello Stato. Secondo me, dato che si dovrà arrivare a questo punto, perché quello è il punto di arrivo, e allora approfittiamo di questa occasione, anticipiamo tutto, sappiamo che faremo scontenti un certo numero di persone, ma cioè non c'è una riforma nella quale non si fa scontento un certo numero di persone. No, E quindi certo. sarei di questo avviso, cioè non guardiamo più agli anni di anzianità, guardiamo solo alla contribuzione e agli anni appunto che uno ha per calcolare la sua pensione. E poi ognuno Ok, decida sei stato molto per sé. chiaro, sei stato molto chiaro, hai fatto anche un piccolo endorsement per Mario Draghi e quindi questo è quello che... No, però... Se ho compreso bene è Sì, sì, quello, perché sì, sì. quello io naturalmente non ho rapporti con Mario Draghi, quindi leggo No, dai siti ma internet, no? certamente, Se ho capito bene da quello che scrivono i siti internet, questa dovrebbe essere la proposta di Draghi, che mi trova d'accordo. sì, assolutamente, anch'io l'ho intesa così, quindi immagino che sia questa, poi comunque vedremo come procederà la situazione. Allora, riforma fiscale, parto da qui, perché non si capisce niente, Giancarlo, lasciate la parola così almeno non ti rubo tempo, perché vorrei capire perché non si capisce niente e quali sono i punti effettivamente più... difficili da comprendere. Guarda Manuela, allora faccio una telegrafica premessa. Io non sono, oltre a non essere un economista, non sono neanche un commercialista, quindi non mi intendo in maniera particolare appunto calcoli fiscali però insomma, nella mia vita i numeri li conosco, insomma, le percentuali so come si calcolano, e insomma, questo ho fatto nella mia vita. Quindi sono in grado di capire che se c'è una riforma fiscale, di capire chi ne guadagna, chi ne beneficia e chi invece ne viene penalizzato. Okay? Sì. Se si va a vedere questa riforma fiscale, non si capisce nulla. E allora, se non si capisce nulla, o meglio, se ogni giornale, se ogni quotidiano, se ogni media dice cose diverse, significa che lì c'è un problema. Cioè, se un giornale dice che ci guadagnano tutti e l'altro giornale dice ci guadagnano solo le persone che
hanno un reddito superiore ai 40.000 euro, uno dice il guadagno è di 200 euro all'anno, l'altro dice il guadagno è di 700 euro l'anno. Insomma, se ci sono queste incongruenze vuol dire che il tutto non è assolutamente chiaro. E allora, in effetti, c'è una cosa assolutamente chiara, che sono le aliquote, il cambio, diciamo, la variazione che il nostro governo intende fare alle aliquote. Sì. Sappiamo che il primo scaglione non viene toccato, l'aliquota rimane al 23%, il secondo scaglione dal 27 passa al 25, il terzo scaglione da 38 passa a 35, viene eliminato il quarto scaglione e da 50.000 euro in su si paga il 43%. Questo è quello che si è... Allora, dato che questi sono numeri, se noi andiamo a calcolare la differenza rispetto a ciò che veniva pagato prima, solo su questa parte, dubbi non ce ne devono essere, insomma. È certo. Se anziché applicare il 27 applichiamo il 25, eccetera, così vediamo... Calcoliamo in maniera banale quale può essere il vantaggio a seconda del reddito delle persone. Il fatto qual è? È che oltre alle aliquote ci sono una serie di detrazioni, di cose varie, ed in più, ed ecco l'aspetto al quale volevo arrivare, ed in più gioca il famoso bonus Renzi. Che, quello che tu l'hai messo sempre in relazione, perché tu dici sì, ma cosa succede a questo bonus Renzi che tutti conosciamo, contrariamente alla riforma fiscale che è un po' più macchinosa anche da comprendere, ci mancherebbe, perché non è proprio un tema di estrema facilità e comprensione. Ecco, bonus Renzi, l'abbiamo capito che sorte avrà? È questo il problema, no. Perché okay. sembra che... Allora, il bonus Renzi viene eliminato e questo sì. Potrebbe anche essere una cosa corretta, perché anch'io sono molto critico con i bonus, nel senso che sono tutte cose che hanno una loro motivazione, ma che io preferisco che ci siano delle leggi chiare e non certo. Dei bonus che oggi ci sono, domani non ci sono e così via. Sì, e che poi però, appunto, non risolvono niente a livello strutturale, questo è chiaro. Esatto, io sono per le soluzioni strutturali e non esatto, per le cose tampone. Però voglio dire, c'è questo bonus Renzi, lo vogliamo eliminare, benissimo, lo eliminiamo. Allora, o siamo chiari che diciamo che questo bonus, quando lo andiamo a eliminare, lo comunque accreditiamo in una qualche maniera strutturale, naturalmente, in una qualche maniera, a tutte le persone che ne beneficiavano prima, e allora possiamo dire che da sotto quel punto di vista lì non è cambiato nulla, nel senso che non si chiamerà più bonus Renzi, sarà... però sappiamo che è 1.200 euro l'anno, perché se c'era una cosa buona del bonus Renzi era che era 100 euro al mese per 12 mesi l'anno, quindi era chiaro che fosse 1.200 euro l'anno, e poi era anche chiaro chi ne beneficiava e chi non ne beneficiava del bonus. Ora il problema è che su questa cosa io penso, e a quel punto lì sapete la famosa frase di Andreotti, a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, sì. Dato che non si riesce a capire bene è che sotto ci sia qualche cosa di poco chiaro, insomma, perché sappiamo che una certa fascia di persone sicuramente riavrà il bonus Renzi, nel senso riavrà queste 1.200 euro l'anno, però si dice, si sussurra che non tutta quella fascia di persone che prima beneficiava del bonus Renzi avrà. E allora sia ben chiaro questa cosa qua, perché se noi diciamo solamente le cose sulle quali i contribuenti ci guadagnano, cioè le aliquote, no? Perché chiaramente sulle aliquote c'è un vantaggio per tutti, tranne che per la prima fascia, che resta invariata al 23%, tutte le altre le successive fasce, diminuendo l'aliquota del 2 o del 3%, è chiaro che dà un beneficio a tutti coloro che rientrano dalla seconda fascia in su. Quindi lì sappiamo che c'è un vantaggio
per i contribuenti. Ora, se dal bonus Renzi o da tutte le altre voci che entrano in una retribuzione, cioè anche i prelievi INPS oppure le detrazioni varie, c'è invece uno svantaggio, lo si dica, cioè non si cerchi di fare il giochino delle tre carte, ti faccio vedere solo la cosa bella e non la cosa brutta, lo si dica, guardate, c'è un vantaggio per queste persone, non c'è un vantaggio per quelle altre persone, punto, fine. Okay. Cioè, certo, no, che si parli chiaro, soprattutto quando si ha a che fare con questi argomenti, no Giancarlo, è quello che basta. Che poi sembra poco, ma è molto evidentemente. Ed invece sembra che non si stia parlando chiaro, perché appunto, confusione del fatto di non sapere chi ne guadagna, perché io per esempio ho visto su un giornale c'era tutta una disquisizione e poi dice facciamo due esempi, io dico oh bene, così con gli esempi magari riesco a capire, e fa due esempi su diciamo introiti per un ipotetico contribuente, uno che guadagnava 45.000 euro, l'altro che guadagnava 75.000 euro, cioè tutte e due persone che sono al di fuori del bonus Renzi, perché appunto hanno un reddito superiore a quello che era previsto per l'erogazione del bonus Renzi. E beh, allora se andiamo a prendere quei contribuenti lì è semplice, cioè se andiamo a prendere il contribuente da 75.000 euro, l'unica cosa che gli varia sono quelle aliquote, quindi possiamo calcolare con facilità, e sono tutti invece coloro che sono nella fascia, diciamo, da 15.000 euro a 50.000 euro, lì dobbiamo capire come varia, e lì troviamo la stragrande maggioranza dei contribuenti italiani, cioè in quella fascia da 15 a 40, 45, 50 mila euro, in cui c'è la stragrande maggioranza, è lì che voglio capire. Quindi alla fine dei conti dico così ai telespettatori, non fidatevi in senso buono di quello che vi dicono i giornali, guardate quello che prendete alla fine del mese, dal mese prossimo in poi, e poi capite se questa riforma fiscale vi ha portato un beneficio oppure no. Quella è la riprova, esatto, quella è la prova più concreta che si può fare, e poi eventualmente ne riparleremo con carta alla mano, no? Carta e conti alla mano. Giancarlo, io ti devo salutare, ma ti chiedo, manovra, riusciremo a portarla a casa entro la fine dell'anno? Cioè dobbiamo per forza, adesso si è un po' sbloccata la situazione, sono cominciati i voti nella notte in commissione al Senato, però poi deve arrivare alla Camera, insomma è una corsa contro il tempo, anche qui mi sembra che ogni anno si replichi lo stesso modello. Sì, si riuscirà naturalmente a portare a casa, perché per forza, dico solo questo come flash finale, per una volta si parla della manovra senza parlare dell'Europa, non so perché, è uno dei misteri, forse c'entra qualcosa. È vero, però... perché di solito dice l'Europa aspetta, l'Europa deve dare l'ok, l'Europa ci mette fretta, no? Forse perché, beh, torniamo al discorso che abbiamo già fatto in altre puntate, Giancarlo, c'è talmente questa fiducia enorme nei confronti del nostro Premier che è evidente che l'Europa non ha dubbi che tutto verrà fatto secondo le norme, cioè sarà per quello? L'unica cosa che potrebbe spiegare questo dovrebbe essere quello, poi se la chiamiamo fiducia o no, vabbè, insomma. Vabbè, ma ti sei reso conto che si sente anche molto meno la solita frase ce lo chiede l'Europa, non solo relativamente alla manovra, non solo, proprio in generale non si usa più questa espressione, ce lo chiede, altro che, cioè, si sentiva tanto, dimmi. No, dico, gli italiani dovrebbero riflettere su questo fatto. L'Europa, quando l'Europa interviene in maniera più pesante o meno pesante, insomma, vabbè, comunque, vabbè, noi l'abbiamo fatto notare, poi ognuno dà il peso che
che crede sia Va più bene, ma opportuno. certo, ci mancherebbe. Una frase che si sentiva particolarmente con Giuseppe Conte. A questo punto mi viene da dire che poverino Giuseppe Conte si è preso, come dire, anche, poi per carità avrà fatto anche lui i suoi errori, ma come li fanno tutti, ma è stato un po' tartassato su ogni fronte. Ma a parte quello, a parte quello, però vabbè, l'Europa in realtà si è messa contro Draghi quando Draghi ha deciso di, o meglio, il ministro Speranza quando ha emanato l'ordinanza sugli arrivi, no, da altri paesi, quindi sull'obbligo di tampone. Però effettivamente l'Europa è abbastanza silente, nei confronti di quello che fa, l'Italia. Staremo a vedere, caro Giancarlo, come dici tu, noi lo facciamo notare e poi dopo, insomma, vedremo che conferme ci saranno. Grazie Giancarlo Marcotti, ci sentiamo se ci sei la settimana prossima e intanto buon Natale, poi naturalmente per gli auguri di buon anno. Sì. Grazie a te. Ecco, è molto probabile, quasi certo, che l'appuntamento del lunedì, ma nei giorni Eh successivi, sì, sicuramente è per questo. farci gli auguri di buon anno, quindi ci risentiamo la settimana Assolutamente. prossima. Per il momento, naturalmente, tanti auguri di buon Natale a te, a tutto lo staff di Le Ponti TV e a tutti gli ascoltatori. Grazie Giancarlo, anche a te, naturalmente ti seguiamo su Finanza in Chiaro, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao. Allora, state già scrivendo messaggi al nostro numero di WhatsApp. Tra poco apriremo lo spazio di Le Fonti Real Time Analysis, quindi con analisi dei mercati e consigli, suggerimenti. Naturalmente risponderemo alle vostre domande con Enrico J.